Carissimi amici, buongiorno di nuovo, ben trovati. Allora, come al solito, andando al mercato, cercavo qualche cosa per fare una nuova ricetta e ho trovato queste meravigliose zucchine tonde, un po' in anticipo sui programmi, ma vista anche la temperatura che abbiamo già da un paio d'anni durante l'inverno, sinceramente non mi stupisce più di tanto. Le faremo ripiene. Io avevo già fatto una ricetta molto simile con la carne, che avevo postato un po' di tempo fa e vi lascio qui sotto il link in descrizione. Questa volta invece ho voluto sbizzarrirmi e le farò ripiene con del tonno, e però gli daremo un favoloso aroma con i cappari e i pomodorini secchi. Oh, proprio una cosa spettacolare! E allora ci vediamo adesso subito gli ingredienti e la ricetta. Come al solito durante il video i miei piccoli consigli, però quello più importante è quello di ricordarvi di iscrivervi al canale. Mi raccomando, a voi non costa nulla e a me fa un mondo di differenza. Non ci sarà una chiusura perché non c'è molto da dire e quindi approfitto di questo momento per augurarvi una buona giornata e per darvi appuntamento alla prossima ricetta. Bacioni! Allora andremo per prima cosa a tagliare la parte superiore, però non proprio qui dal picciolo, ma facendo questo taglio, creando in pratica una calottina, ecco, in questa maniera. Poi con un coltello, io utilizzo questo piccolino ma va bene anche un coltello normale da cucina, andremo a incidere la polpa centrale, lasciando però un bordo perché ci servirà poi per mantenere il ripieno. La polpa non va buttata, la mettete dentro un contenitore, dentro una ciotola, e poi magari con un cucchiaino vi aiutate man mano a scavare la polpa centrale, facendo attenzione a non rompere le pareti. Ecco qui, e ora proseguiremo anche con le altre zucchine. Allora, una volta fatto, adesso andremo a mettere un pochino di sale all'interno delle zucchine e le metteremo a testa in giù, in modo tale che così perderanno la loro acqua di vegetazione. Mettiamo il pane raffermo, il tonno, le uova, il prezzemolo tritato, uno spicchio d'aglio che schiacceremo, poi i capperi e i pomodori secchi tagliati precedentemente e adesso mescoliamo. Un pizzico di sale, non molto, perché ci sono già i capperi, tonno e i pomodori secchi. Una manfrinata di pepe e continuiamo a mescolare. Allora, visto che l'impasto rimane leggermente lento, io ci andrò a mettere un pochino di pangrattato, 20 grammi o comunque 2 cucchiai. Ecco, così lo renderemo più compatto. E ora andiamo a farcire le nostre zucchine. Per riempirle cerchiamo di comprimere bene il ripieno. Irroriamo sopra con un filo d'olio e ci appoggiamo sopra le loro calottine. Allora procediamo con la cottura. In un tegame mettiamo un pochino d'olio e una piccola cipolla tritata finemente. Lasciamo soffriggere per qualche minuto. E ora andiamo anche a mettere la polpa delle zucchine che abbiamo tritato grossolanamente e facciamo anche loro stufare per 4-5 minuti. I 5 minuti sono passati e adesso andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro, circa un 300 grammi. Il fatto che si vedono i pezzettoni, non vi preoccupate perché poi dopo il sugo lo andremo a frullare e quindi farlo rendere più liscio. Aggiungiamo un po' di sale, il pepe, abbassiamo un pochino il fuoco e mescoliamo. Andremo a mettere anche un pochino di acqua calda e adesso ci andiamo a mettere le nostre zucchine ripiene.
Ok, adesso abbiamo messo dentro le zucchine, le abbiamo coperte con il coperchio, mi raccomando tenetele sempre coperte perché questo le aiuterà poi a cuocersi dappertutto. E ci vediamo fra una quarantina di minuti circa. Allora abbiamo terminato la cottura, adesso toglieremo le zucchine dal sugo perché poi lo andremo a passare per renderlo un pochino più liscio e più cremoso.